Vivere con poco più di 7 euro l'ora e meno di 600 euro al mese, vivere da esubero, da sospeso, in attesa di risorse economiche, come se il lavoro fosse carità e non un diritto di civiltà. La CGIL di Taranto decide di non fare solo una rievocazione storica, ma attualizzare il messaggio del 25 aprile ai nostri giorni. Sono questi i nostri resistenti di oggi. Una forma di violenza non armata, che è quella della precarietà. È quella dei contratti precari, è quella degli appalti sempre meno sicuri, delle pensioni e dei salari che non sono indicizzati a quello che è rispetto all'aumento del costo della vita. Il tasso di occupazione nel Tarantino, dati INPS 2022, è del 38,4%, una disoccupazione del 13,1% e il 55,7% è inattivo. Nella nostra provincia qual è il settore messo peggio? Non c'è un comparto che va meglio rispetto ad altri, partire dall'industria, quella cosiddetta pesante, quella metalmeccanica o comunque anche per quanto riguarda i servizi sociali, penso a tutto quello che stanno passando le lavoratrici e i lavoratori dell'ADI, del SAD, cioè dell'assistenza domiciliare.